Lo sbrogliamento è anche su Telegram. Cercalo per conoscere in anticipo gli argomenti dei prossimi video e tenerti aggiornato su tutte le attività. Ciao, sono Teresa Montesacchio ed oggi con lo sbrogliamento parleremo del caffè. Chi mi conosce sa che io amo, letteralmente adoro il caffè. Grazie ai suoi effetti stimolanti è facile capire perché il caffè sia il secondo prodotto più venduto al mondo, dopo il petrolio. Ci tiene svegli e ci supporta durante le nostre giornate impegnative. Ma come funziona? Cosa fa esattamente il caffè al nostro cervello? Quando siamo svegli, una sostanza chimica chiamata adenosina si accumula lentamente nel nostro cervello. L'adenosina si lega ai recettori che rallentano l'attività cerebrale. Quanta più adenosina è presente, tanto più il cervello si sentirà stanco. Ed infatti più restiamo svegli e più ci sentiamo stanchi, poiché più adenosina è stata accumulata nel cervello. Quando dormiamo, al contrario, la concentrazione di adenosina diminuisce gradualmente, incentivando la veglia. È stato scoperto che la caffeina presente nel caffè è incredibilmente simile all'adenosina e, facendosi strada attraverso il flusso sanguigno fino al cervello, si lega ai recettori dell'adenosina, impedendo a quest'ultima di legarvisi. Siccome però la caffeina non è adenosina, semplicemente crea un tappo sui recettori che risultano occupati e che quindi non potranno legarsi all'adenosina, che, ricordiamo, crea sonnolenza e stanchezza. Questo è incredibile, ma con un uso prolungato di caffeina il cervello reagisce creando più recettori per l'adenosina e dunque, per avere lo stesso effetto di veglia ed energia, c'è bisogno di più caffè. Questo vuol dire anche che quando cerchiamo di smettere di bere caffè o saltiamo la nostra dose giornaliera, possiamo provare alcuni sintomi di astinenza e sentirci addirittura più stanchi rispetto a prima di bere così tanti caffè. E tu che rapporto hai con il caffè? Se ti va, scrivilo nei commenti. Io sono Teresa Montesacchio, sto bevendo proprio ora il mio caffè e questo è lo sbrogliamento. E se vuoi saperne di più su mente e cervello, metti mi piace alla pagina Facebook e cerca lo sbrogliamento su Telegram. Scopri di più sul mio libro Mindful Eating, una metodologia innovativa per regolare il rapporto col cibo, anche in forma ebook. Ciao!